Grazie maestro Christian, il 1994 ormai sta agli sgoccioli. Giovedì, venerdì, sabato, tre giorni e poi insomma non niente, è finito. Allora si va verso il 1995 e 1995 io voglio interrogare Barba Nera, l'almanacco famoso da... Comunque dovrebbe esserci il professor Picchiarelli che ci spiegherà bene una serie di cose su questo Barba Nera. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buona mattina. Grazie anche a lei, ben svegliato. Grazie. Senta, perché si chiama Barba Nera? È un soprannome. Soprannome di chi? È un soprannome di un personaggio che tende a restare anonimo e che viene definito da un attributo, da quindi avere la barba e nera. È un signore con la barba nera. C'è una vicenda, c'è una tradizione che narra di un bambino di campagna anticamente sorpreso per la sua intelligenza da dei monaci che lo accolsero nel loro convento e dove ebbe modo di coltivare i suoi studi. Dopodiché manifestò una forte tendenza all'eremitaggio, per cui progressivamente si isolò da questo convento sulle alture. E la barba è nera perché giovane, appunto, questo ragazzo testimonia. E questa barba rimane nera da 233 anni. Sì, rimane nera perché in questo isolamento eremitale ebbe modo di osservare la natura, le stelle, e ricavare quindi dalla contemplazione degli astri tutte quelle osservazioni che hanno permesso lui di misurare il cielo e quindi di prefigurare con questa misurazione il tempo. Di conseguenza ogni anno incontra un suo amico e ascoltatore Silvano, che altri non è che il contadino che chiede lumi e consigli a questo personaggio in cima ai monti a guardare le stelle, e la barba nera a quei consigli e quegli auguri. Beh, con questa venire immagine di questo signore con la barba nera in cima ai monti che guarda le stelle, senta, ci avete anche inviato il canzoniere della radio. Ah. Che qui vediamo il trio Lescano. È molto contraddittorio a questo personaggio eremitale, e sotto certi aspetti lo è, ma ci sono alcuni anelli di congiunzione tra Barba Nera e il canzoniere. L'anello di congiunzione è la vendita degli almanacchi. Nel senso che da decenni e da anche più di un secolo il luogo di vendita degli almanacchi sono le fiere e i mercati, il luogo dove oltre il venditore d'almanacchi il cantastorie andava a raccontare i fatti e i fattacci del giorno, certo. Un po' come oggi fa la televisione, per cui per fiere e mercati veniva venduto il misuratore del tempo, il facitore del calendario e quindi dei consigli utili per l'agricoltura e i fatti fattacci del cantastorie. Quindi la tradizione editoriale dell'almanacco Barba Nera e della storia della canzone italiana è unica, è la stessa. E poi in fondo sia chi canta sia chi fa il calendario misura il tempo, batte il tempo, il ritmo. Certo, il tempo il ritmo è fondamentale. È il ritmo del tempo che viviamo e la prospettiva di quello. Dottor Picchiarelli, lei ci ha fatto un bel racconto, una bella presentazione a questo Barba Nera 1995, astronomia, astrologia, storia, religione, leggenda, campagna, vita di città, tutto è raccolto in queste pagine. E a proposito di 1995, caro Pino, sì? Tu ti ricordi stasera hai un appuntamento? Stasera io devo stare qui verso le 20.30 perché alle 20.40. Sì, alle 20.40 andiamo in onda in diretta con l'oroscopo segno per segno. Vedremo per il 1995, come sapete le previsioni di Branco sono molto vicine a quello che poi accadrà, vero? Dottor Picchiarelli, lei sarà con noi da casa stasera? Sì. Bene, grazie, ci fa piacere. A risentirla allora. E ci lo vediamo dica stasera, sì, sì. Ci raccomandiamo stasera a Barba Nera su questa immagine, eccolo qua, Barba Nera che guarda le stelle. È una lampa di oltre un secolo fa questa. Quello che faremo noi stasera insieme a Branco. E i 12 segni, grazie, buona giornata. Aspettando a loro. Arrivederci.